Schia, piaccia, play, premi, like. Ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto. Se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Serviti tutto e di più. Forza, fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è una sorta di money glitch per Gran Turismo Sport, ragazzi. Allora, per fare questo diciamo money glitch dovete andare in gare personalizzate e dovete selezionare una gara possibilmente lunga, però insomma non fa molta differenza, cambierà il prezzo che vi pagherà, però per dire, se prendete questa che ho preso io paga intorno a 1 milione. E adesso andiamo a vedere come fare, ragazzi. Allora, innanzitutto qui abbiamo dei settaggi da fare e dobbiamo fare tutti questi settaggi. Allora, in primis mettiamo un giro, ragazzi, poi mettiamo due giocatori e dopo che abbiamo messo i giri andiamo a impostare la gara a tempo, ragazzi. Una volta impostata la gara a tempo dobbiamo impostare il tempo. Allora, io qui vado ad impostare 3 ore. Allora, 3 ore, ragazzi, passano in fretta, diciamo, se non state facendo un cazzo. Io qui stavo guardando un film, quindi 3 ore sono passate abbastanza in fretta. Una volta impostato il tempo dobbiamo azzerare il turbo, come avete appena visto, in maniera tale che ci darà ancora più soldi. E una volta azzerato il turbo dobbiamo andare qui su livello, diciamo sul livello dei diciamo degli opponenti, e dobbiamo mettere l'ultimo livello e poi andiamo a mettere CR1 in quest'altra sessione, ragazzi, della categoria, delle categorie insomma. E a questo punto, ragazzi, come avete visto, il prezzo sale e il prezzo che noi andremo a prendere, io qui ho il secondo e il terzo perché ho messo tre giocatori, però adesso vado ad azzerare. Comunque il premio per il secondo partecipante, che giustamente noi arriveremo secondi, non è che siamo lì 3 ore a correre, sarà di 1 milione, ragazzi. Quindi adesso vado a mettere un partecipante. Allora, se noi aumentiamo il tempo, ragazzi, ecco, come vi dicevo, questo è 1 milione di crediti. Se noi aumentiamo il tempo, automaticamente aumenterà anche il, come si dice, i soldi che ci darà, ovviamente. Questo tipo di glitch lo potete fare mentre andate a dormire, per dire, se state 9 ore a letto, magari 12 ore, per dire. Andate a dormire, la mattina dopo andate a scuola, appena tornate da scuola vi fate un calcolo, quante ore sono? Sono 16 ore, mettete una gara da 16 ore, ragazzi. In questo caso riceverete più soldi. Come state vedendo, vi ho fatto vedere più o meno i costi, per dire 24 ore paga un botto di soldi, al secondo classificato da 8 milioni, però comunque sia 24 ore sono tante. Quindi a questo punto, ragazzi, quando abbiamo fatto tutti quanti i nostri settaggi non ci resterà che avviare la gara. È un passo abbastanza semplice e non dovremo fare più un cazzo, praticamente nulla, ragazzi. Allora, questo glitch vi darà solamente soldi, punti esperienza, quindi gli XP, ma non vi darà i punti miglia, ragazzi. Per quello sto cercando un altro metodo per fare i punti miglia, per avere punti miglia per poter modificare le auto, ovviamente, no? Allora, qui niente, siamo partiti. Qui 3 ore dopo, ragazzi, come vedete in alto c'è scritto ultimo giro e in basso ci sono le ore. Stiamo terminando l'ultimo giro e andiamo a vedere l'importo, insomma, i soldi che ci darà, andiamo a vedere gli XP che ci darà e andiamo a vedere tutto il resto. Come vedete, ragazzi, 1.720.000 punti miglia, perché ho fatto 20 giri, ragazzi, io stavo così cazzeggiando e intanto che aspettavo che finissero le 3 ore, quindi mi ha dato 720 punti miglia. Però se voi non fate nessun giro non vi darà punti miglia, ovviamente. I punti miglia sapete tutti che sono punti
che vi dà il gioco in base ai chilometri che fa. Detto questo, ragazzi, cercherò un glitch per i punti miglia. Intanto accontentatevi di questo, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti!